Tutto dietro sotto la linea della palla tranne Moruso, la regina in questa fase, Crespo, palla fuori per Maicon, può andare al cross, va a contrastare Modesto, attenzione, palla dentro, il colpo di testa in due tempi, poi Menez, c'è un fallo al limite su di lui, cade a terra, c'è il rigore, Cambiasso atterrato in aria, calcio di rigore, fischia Brighi, Ibra, tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Ibra, 1-0, 14esimo minuto, Inter in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic sul calcio di rigore, un calcio di rigore, applaude il presidente, il pallone dai piedi, applausi da parte del pubblico. Jimenez calciala bene, dentro, è gol, 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 Burdisso, il padroncito, va in marcatura anche lui, primo gol stagionale per Burdisso, gol chiamato, vale doppio, 3-0. E allora il gol di Nicolas Burdisso, il calcio di punizione ben battuto, e allora è servito aver fatto un certo lavoro in settimana sulle palle native, su come si calciano, il gran cross di Jimenez, arriva Burdisso di testa, batte Campagnolo per il gol del raddoppio, Inter 2, Regina 0.